Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. In questo video ti voglio spiegare perché è così importante fare una consulenza prima di fare un preventivo. È così importante perché molti miei colleghi cosa fanno? Ricevono una mail con la lista della spesa, quella che io chiamo la lista della spesa, quindi tutte le varie finestre, le misure, le tipologie già fatte magari da un altro concorrente che gli ha fatto un preventivo e gli ha semplicemente cambiato i prezzi e gli chiedono un prezzo. Ora, facendo questo tipo di attività, quale vantaggio ha il cliente? Nessuno, non approfitta per nulla della professionalità di quello che ci può essere dall'altra parte. E noi questo tipo di cosa non lo facciamo perché non aiuta i nostri clienti. Cosa facciamo invece? Facciamo una consulenza approfondita, almeno un'ora, un'ora e mezza, dove attraverso un protocollo che abbiamo testato su oltre 3.000 clienti andiamo a sviscerare tutte quelle necessità, quelle esigenze, quelle cose che ti servono, sia quelle che sai, quindi quelle alle quali avevi pensato, sia quelle alle quali non avevi magari mai pensato, ma che vengono fuori attraverso questo protocollo, attraverso delle domande mirate a trovare la soluzione migliore per il tuo caso specifico. Un'altra cosa che succede durante questa intervista è di trovare una soluzione, perché se uno ha un problema che deve risolvere, non ha mai 3-4 soluzioni. Quando io vedo queste cose fatte da alcuni miei colleghi, mi rabbrividisco perché se tu dai a un cliente finale 3-4 soluzioni, ma lui quale professionalità, quale capacità avrà di capire quale delle 2-3-4 soluzioni è migliore per lui? Non farà altro che confondere ancora di più, ancora ulteriormente, le idee che erano già confuse all'inizio. Quindi è per quello che io faccio questa intervista, faccio una soluzione, ti mostrerò una soluzione e poi eventualmente su quella soluzione potremo andare a lavorare, a limare qualcosa o aggiungere qualcosa. Però la soluzione deve essere una, cioè se uno è bravo a fare il suo lavoro, è come quando vai da un dottore, no? Non è che ti dice puoi fare questo e questo e questo, dici hai questo problema, devi fare questo. O se no, immagina che se il dottore ti dicesse guarda, puoi fare questo e questo e quello, scegli tu. Cioè, scusa, ma io sono venuto da te a chiedere, io ti ho detto quali sono i miei problemi, mi fa male il braccio, mi trovo con questa necessità, che cosa devo fare? Sei tu che lo devi dire, no? Mi devi dare 3 possibilità. Eppure spesso è quello che succede. Ecco, spero di averti spiegato in 2 parole perché non facciamo preventivi online e perché facciamo una consulenza approfondita. Se ti è piaciuto questo video, metti un commento, metti mi piace al video e metti la notifica per seguire il canale. Ciao e al prossimo video.